prendendo dal vivo la benedizione dei sacerdoti, danno una spiegazione in linea generale, ecco, del presepe, di cos'è il presepe, anche delle sue parti, e poi vanno sia nelle case, giustamente anche delle persone che fanno il cammino neocatecumenale, giusto? Ma anche, se possibile, ecco, dove ci sono persone anziane o ammalati, portano i bambini, portano le cioccolatine, e lì, se c'è addirittura il presepe, si dà la spiegazione dei mostri, dei pastorelli, eccetera, eccetera. Dall'anno scorso, come parrocchia abbiamo deciso, come capofila di neocatecumenali, abbiamo deciso di aggiungerci, no? Tutti quanti insieme, cioè anche i ministri straordinari, coloro che portano la prima la comunione, insieme ad altri bambini, ad altre adolescenti, andiamo a casa di chi adesso, e abbiamo deciso con loro, con i neocatecumenali, di andare e gli ammalati, le persone anziane della nostra parrocchia, del nostro territorio. Giustamente non ne possiamo fare tutti perché, ahimè, ne sono molti, no? Di ammalati, di anziani. Allora abbiamo scelto un percorso e andiamo tutti quanti insieme. Vi dico questo anche perché poi diciamo, allora dobbiamo andare tutti quanti sopra le case. Penso che non sia possibile. Si vuole dare un segno, una testimonianza della parrocchia di Casandrino, che si cammina, che cammina, esce fuori e va verso le persone che per tanti motivi non possono venire in chiesa. E allora andiamo. E allora andiamo lì e portiamo la gioia. Si spiegherà accanto, il nostro caraccaggio porterà, spiegherà sia qui che lì, spiegherà il presente brevemente, e poi dopo lasciamo qualche giorno. È normale che nelle case dove andiamo, quindi il ministro straordinario, se conosce le case, andiamo, deve spiegare qualche bambino, qualche adolescente, perché tutta questa gente, perché i segni sono importanti. Siamo purtroppo come cristianesimo, stiamo perdendo tanto, ora dobbiamo far vedere che c'è una chiesa di Cardino, la Carolana, che sta andando. I nostri amici non hanno giustamente potuto vedere i cresti. Vedete, a volte non sappiamo dove sono i cresti, ma sono europea, ma sono dei cresti che sono una cosa bella, ma sono dei cresti che sono una cosa bella, ma sono dei cresti che sono una cosa bella. E hanno anche bisogno man mano che le fai scarica su un cartello che si opera sul computer di Donnetti, farò cartella foto 2018 con tutti quanti dentro ad alta risoluzione. Adesso ci mettiamo e anche il 3 gennaio, perché dato che siamo nati non posso mai, ci vorrebbe più di un giorno, però non ce la facciamo, come un giorno simbolo Santo Stefano, e poi il 3 gennaio. Va bene? Ci siamo tutti crescendo.